La banca è una delle maggiori utilizzatrici di dispositivi e di servizi informatici e investe sempre di più nella sicurezza. Tutte le transazioni finanziarie, infatti, viaggiano sulle reti digitali e su internet. Delle innovazioni nel settore della moneta elettronica se ne è parlato in un incontro denominato Banca e Finanza nell'era della tecnologia digitale, che si è svolto nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano. Un appuntamento che rientra nel ciclo di conferenze sulle tecnologie e innovazioni a cura del professor Domenico Consoli. La banca è uno dei un ente che consuma molta tecnologia. Infatti dalle ultime ricerche dell'Associazione Bancaria Italiana risulta che la banca nel 2013 ha investito 4,3 miliardi di euro in ICT, Information Communication Technology, e lo stesso più o meno nel 2012. Anche la banca si sta spostando sul settore mobile. Sul settore mobile praticamente tutti i clienti possono accedere ai servizi della banca tramite smartphone o tablet. Quindi in un mondo che cambia continuamente non si può fare a meno della tecnologia e soprattutto della professionalità del consulente bancario. Anche la banca è in un mondo che cambia. Le tecnologie comportano, quindi vanno prese comunque in considerazione, comportano un cambiamento negli atteggiamenti e nell'attività di lavoro. Però la tecnologia può sostituire l'uomo in una serie di attività che sono comunque di natura operativa, poi però alla fine del processo la persona che utilizza il computer o queste forme multimediali ha bisogno comunque di rivolgersi a una persona, ha bisogno di avere un contatto con una persona che sia esperta e che le possa aiutare a risolvere i problemi di cui in quel momento ha bisogno. Servizi digitali evoluti vengono offerti anche dalla banca Suasa. I clienti, ad esempio, possono fare pagamenti e versare sul conto corrente contanti e assegni 24 ore su 24. Inoltre un'attenzione è rivolta anche ai soci che quest'anno hanno potuto seguire diversi corsi gratuiti su smartphone e tablet. Così agli inizi del Novecento c'era il problema che quelli che non sapevano né leggere né scrivere erano ai margini della società e non facevano niente strada. Oggi c'è il problema a livello digitale. Gli insegnanti sono questi bravissimi ragazzi diretti dal professor Consoli, gli adulti, i nostri soci che hanno aderito, sono circa 200, sono stati molto soddisfatti e ripeteremo l'iniziativa a febbraio-marzo.